Le Olimpiadi possono e devono essere uno stimolo per tutti. È lo spunto fornito dalla consigliera regionale Silvia Cestaro, che evidenzia anche alcune opportunità per chi gestisce strutture ricettive. Questo appuntamento olimpico importantissimo che ci aspetta sarà la vetrina per tutta la provincia di Belluno, quindi direi di staccarci un pochino da questa idea che sia solo Cortina che viene interessata, in realtà lo è tutta la provincia, e da qua le prossime settimane la regione inizierà tutta una serie di incontri con i portatori di interesse in tutti quanti i campi, da quello sanitario, quello turistico, quello impiantistico, per decidere d'ora in avanti quali saranno le prospettive, ma soprattutto quali saranno le ricadute sul territorio e capire e raccogliere le necessità che poi dovranno essere portate e messe a terra dalla regione assieme però a tutte quante le amministrazioni e i portatori di interesse. C'è un'opportunità all'orizzonte. Adesso inizieranno ad uscire i bandi da qui all'autunno, i bandi sulla nuova programmazione Porfeser che si occuperà proprio del turismo e del recupero degli alberghi. È una programmazione diversa, ovvero non si parla di un recupero strutturale degli alberghi, ma si parla di efficientamento, ma si parla soprattutto di domotica. E questa può essere un'occasione per riuscire ad andare oltre a quelle richieste che i nostri visitatori fanno tutti gli anni, quindi rendere degli alberghi che siano maggiormente funzionali, che abbiano tutte quelle caratteristiche anche per poter essere sfruttati in periodi di bassa stagione. Cosa intendo? Intendo dire che si possono utilizzare quei principi di domotica tali che ci permettono di aprire magari l'albergo su piani diversi, di ottimizzare quelle che sono le temperature, di andare a rendere più efficiente il raffrescamento, il raffreddamento, il riscaldamento, ma anche l'utilizzo e lo spreco dell'acqua, per esempio.